prendete i pastelli ad olio che andiamo a dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Sì, sì, avete capito bene. Dipingeremo coi pastelli. Perché la tecnica dei pastelli a olio è proprio la tecnica di transito dal disegno alla pittura. È quella tecnica che si può usare in toni sfumati e fusi come la pittura, ma anche in toni netti e nitidi come il disegno. E allora spostiamoci sul piano da lavoro, ma prima vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri, Il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale ho raccolto tutte le mie ricette per creare in casa in forma autonoma e professionale tutti i materiali dell'arte, mentre qui c'è il grande libro del colore, il libro in cui ho raccolto tutto il mio sapere sul colore, come crearlo, come fare veramente i toni dai primari, come accoppiare i colori nel modo più giusto, come interpretare i colori, come non essere soggiogati dal potere cromatico e come usarli per mandare un messaggio. Bene, tutto quello che volete sapere sul colore e qualcosa di più lo trovate su questo libro che vi aspetta in tutte le librerie, sia fisiche che online. Entrambi i libri sono editi da Gribaudo. Ora basta cianciare e spostiamoci sul piano di lavoro. Inizio. Comincio con tante emozioni. Con del grigio scuro e lo metto bello pregno. Per dare, come dite voi, l'atmosfera, bisogna essere molto scuri sui bordi. Però variando anche i grigi, le intensità del grigio, e invece più chiari io verso l'interno. Vetta, allora, prima di tutto scarico un po'. È solo la prima passata, eh? Questo toglie gran parte di quello che avete messo. Motivo per cui io uso poco i bastoncini cotonati e preferisco le dita, che invece spostano la materia facendola rimanere al suo posto. Quanti cotton fioc? No, nessuno, io ho finito quei cotton fioc, vi ho fatto vedere semplicemente come si usa. Io con la mano? Ho finito. Con le dita? Sì. Vanno bene anche gli sfumini? Sì, ma li rovini tutti, ti conviene questo. Hai guarda finito. La differenza. Tanto poi te le lavi. Scegliete sempre il dito della tonalità giusta e poi pulitelo così. Il dito funziona meglio anche perché riscalda l'olio e quindi lo fa fondere meglio su qualunque tipo di superficie. Un po' di rosa. Momento sto curando la sezione aurea, no nulla, in che senso? Ne sto intensificando i toni,
distinguendola un po' dal resto dello sfondo. Assolutamente morbide e discontinua. Fermiamoci. Bellissimo, non vedo quasi. Olè. Visto che bello il nostro quadretto, è proprio un quadretto. Bene, la tecnica dei pastelli a olio è una tecnica assai soddisfacente ed è una di quelle tecniche che potrete imparare ad usare durante il corso di tecniche pittoriche. Se volete imparare ad avere dimestichezza con tutte le tecniche pittoriche e le loro mille sfaccettature, quindi utilizzare una tecnica non soltanto per come è stata immaginata, ma anche con del guizzo creativo, vi aspetto al corso di tecniche pittoriche. Pensate che tutti gli ultimi video, i video estivi che avete visto, sono tutti lavori estrapolati dal corso di tecniche pittoriche dell'anno scorso. Sono i lavori che hanno fatto i vostri colleghi di Arte per Te durante la passata edizione del corso di tecniche pittoriche. Un corso variegato che parte dalle matite acquerellabili per passare agli acrilici, per passare ai pastelli naturali, ai pastelli a cera, ai pastelli ad
d'olio per passare alle tempere, alle gouache, insomma un corso durante il quale potrete assaporare la vera essenza dell'arte e potrete rendervi conto, praticandola, qual è la tecnica che più si addice al vostro modo di fare arte. È un corso anche culturalmente molto importante perché vi dà la contezza di quelle che sono le tecniche pittoriche e quando andrete in un qualsiasi museo, oltre ad apprezzare la figuratività di un'opera d'arte, ne apprezzerete profondamente anche la tecnica di esecuzione perché saprete com'è fatto quel quadro. Oggi sono certa che guardate una tempera piuttosto che un olio, piuttosto che un pastello, tutto con la stessa intensità, no? In realtà, scoprendo i passaggi che ci sono dietro alla lavorazione, potrete capire anche le difficoltà dei differenti quadri, delle differenti opere che andate ad osservare. Bene, spero di avervi stillato un minimo di curiosità per farvi mandare una mail di iscrizione sulla pagina Facebook di Arte per Te. Mandate un messaggio privato sulla pagina Facebook di Arte per Te, Arte per Te, pennello bianco sul fondo rosso, sempre la stessa, e verrete ricontattati al più presto. Ora basta parlare, andate a dipingere con i pastelli a olio e noi ci rincontriamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao!